Il pane ha sempre avuto un ruolo di primo piano, diventando sinonimo di cibo, vita e benessere, dalla nascita fino alla morte. Non avere pane significa ancora oggi avere fame, essere in difficoltà, essere povero. In politica ha sempre simboleggiato la sicurezza e il benessere. È famosa la frase pronunciata da Maria Antonietta, moglie del re di Francia Luigi XVI, passata alla storia per la sua propensione a sperperare. Informata che il popolo aveva fame e chiedeva pane, rispose: «Se non hanno pane, che mangino brioche?». Poco tempo dopo scoppiava la Rivoluzione francese. Il pane, se lo consideriamo in ottica religiosa, ha significato e significa tantissimo. Se lo consideriamo in ottica laica, ha segnato la storia anche in maniera cruenta, perché nel suo nome si sono combattute anche guerre. Intorno al pane c'è tutta l'umanità, quindi c'è la parte religiosa, la parte simbolica, la parte civile, ma anche la parte alimentare, quella vera e propria per il quale ci nutriamo. Quindi direi che il pane è il cibo che nutre il corpo, nutre l'anima, nutre la conoscenza. Spezzare il pane della conoscenza vuol dire condividere il sapere, ma spezzare il pane vuol dire anche condividere il cibo, ma spezzare il pane eucaristico vuol dire condividere qualche valore che va al di là della dimensione materiale. Aggiungerei un ultimo elemento: tenga presente che il pane è sinonimo di vita. Aish in arabo vuol dire vita e vuol dire pane. Nell'Eucaristia il pane di vita eterna è il pane eucaristico. E quindi in questa maniera credo che culture legate al mondo mediterraneo, legate all'Europa, legate a una tradizione antichissima, si uniscono, ma sono le culture che rappresentano la civiltà umana. Se dovesse identificare un periodo della storia con, secondo il suo giudizio, con il pane, quale sceglierebbe? Senz'altro in età medievale, più che in altri periodi, rappresenta il cibo. Quindi non è semplicemente il prodotto fatto con i cereali, la farina, il lievito, ma è sinonimo di cibo. Quindi più di altre realtà nel Medioevo il pane è il cibo dell'uomo, che ovviamente fa parte e recupera una tradizione che è molto più antica. Ma in età medievale, grazie anche alla tradizione cristiana, tutto questo acquista un valore che in passato non aveva avuto. Il giornalista e scrittore Gian Giacomo Schiavi si è più volte occupato del pane, anche quando ha ricoperto la carica di vice direttore del Corriere della Sera. Definisce il pane soprattutto come un elemento identitario che difende le peculiarità di un territorio. Il pane è un elemento di convivialità, un elemento di comunità, è un elemento di amicizia, e intorno al pane si cementano tante storie e si cementano anche tanti luoghi. Il pane rappresenta la nostra identità, perché noi abbiamo dentro la nostra vita, dentro la nostra storia, il profumo del pane, l'immagine del pane che conserviamo probabilmente anche dalla nostra giovane età. E tutti questi momenti che sono legati a un incontro, a una riunione, a un pranzo, a una cena, hanno intorno al pane un legame che si può dire ci accompagna lungamente. E proprio il pane potrebbe aiutare oggi l'Europa a tornare alle proprie origini. Il pane sicuramente è qualcosa che unisce ed è qualcosa che ci spinge a cercare di avviare una cultura contro lo spreco, una cultura per cercare di portare il pane sulle tavole di tutti e per cercare di combattere le nuove e le vecchie povertà. Il pane ci spinge anche a trovare una formula, ed è una formula civile, di convivenza, una formula che possa portare a sfamare di tanti bisogni di cui noi oggi siamo, diciamo così, portatori. E dietro questi bisogni c'è poi anche una valenza che riguarda la battaglia contro il superfluo e il ritorno a quello che ci hanno insegnato quando noi eravamo più piccoli. Ci dicevano di non sprecare nessuna briciola di pane, ci dicevano che il pane rappresentava anche una conquista importante, ci diceva che riuscire a guadagnarsi il pane era il segnale di un raggiungimento di qualche obiettivo. Ecco, secondo me dietro tutto questo ci siamo noi, c'è tutta la nostra storia. E soprattutto c'è un obiettivo importante, che è un obiettivo di una convivenza pacifica. Io penso sempre anche ad un'altra cosa, e penso che uno slogan che abbiamo ripetuto per tanti anni quando la contestazione invadeva le piazze, e immagino anche una contestazione non violenta, una contestazione positiva, gandhiana, si diceva:
svuotate gli arsenali militari e riempite i granai. Ecco, il pane è anche portatore di questo messaggio, di un messaggio comunque di grande civiltà e di grande pacificazione. Il pane lo si produce con la farina che si ricava dal grano. Il grande traguardo da raggiungere è coniugare con giusto equilibrio agricoltura e rispetto dell'ambiente, nel nome della sostenibilità. Io sono dell'avviso che bisogna proprio inseguire questa agricoltura sostenibile, tenendo presente comunque che non basta il piccolo artigiano o il piccolo contadino per sfamare o per nutrire tutti quelli che hanno la necessità di essere nutriti. Serve anche una misura più larga. Questa misura più larga però deve tener conto di quelli che sono le nostre radici e le nostre tradizioni, che non sono sicuramente quella di una invasione di prodotti prefabbricati, costruiti, diciamo così, in serie, ma sono tipicità, sono qualità e sono rappresentative di culture locali che vanno salvaguardate, che vanno presidiate e che vanno portate, diciamo così, sempre di più all'attenzione anche dei giovani. È molto più importante che i giovani imparino che si può, attraverso quello che si diceva prima, la farina, il lavoro dei campi, si può trovare una sostenibilità e anche una convenienza economica, che non avviare, diciamo così, i giovani verso attività pseudo impiegatizie che si sviluppano prevalentemente nei call center.